passati 3 anni da quando nel 2018 una bonifica iniziava a smaltire parte dei veleni della ex BP, industria chimica di Siderno considerata una bomba ecologica per la presenza al suo interno di fusti e sostanze pericolose abbandonate, pensate, fin dagli anni 80. L'opera di bonifica continua con la selezione dei bidoni per smaltirli, però poi il problema ricade sempre sui soldi. Infatti l'opera di bonifica riguarda un finanziamento della regione di 300.000 euro. Soldi considerati non sufficienti per i sidernesi, ma la regione si è già impegnata a recuperare le somme adeguate per la bonifica totale. In questa fase saranno selezionati i fusti accatastati in occasione della prima bonifica effettuata nel 2003, sì, 18 anni fa. Ora i sidernesi vogliono mantenere alta l'attenzione, considerando che stiamo parlando di una storia che affonda le radici negli anni 80.